e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, vi porto la TBR di primavera, ovvero tutti quei libri che ho intenzione di leggere questa primavera. Come penso avrete dedotto, io non sono bravissima a seguire le TBR perché quella invernale sì, l'ho seguita, ma solo in parte. Ma questa volta cercherò di farcela perché la maggior parte dei libri che voglio leggere questa primavera già li posseggo, quindi sarà più facile seguire questa TBR se non ci sono intoppi, per così dire. Detto questo, non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo subito con il video. Il primo libro che ho intenzione di leggere questa primavera è Hunger Games, il primo libro della saga. Qui ho questa edizione magnifica che vedrete anche nel book haul di marzo, in cui magari ve la mostro meglio. E comunque voglio leggere il primo libro di Hunger Games perché io ovviamente non ho mai letto Hunger Games, non ho mai visto i film, ma ho sentito moltissimi pareri positivi riguardo questa saga, quindi non vedo l'ora di iniziare questo libro, che sarà il primo che leggerò in primavera e appunto lo inizierò a breve, tra qualche giorno. Il secondo libro che voglio leggere in primavera, nello specifico nelle vacanze di Pasqua, è Assassinio sull'Orient Express di Agatha Christie. Qui ho l'edizione francese, che vi mostrerò anche questa meglio nel book haul di marzo. La maggior parte dei libri che vi mostro saranno presenti nel book haul di marzo, però non fateci caso, a marzo ho combinato un po' di casini, per così dire, quindi verrà un book haul lunghissimo, già, cioè ve lo anticipo, e ancora marzo non è finito, ma non comprerò libri, cercherò di non comprare altri libri. Comunque voglio leggerlo nelle vacanze di Pasqua perché appunto in francese, la mia prima lettura in francese, voglio dedicargli un po' di tempo per comunque assimilare i vocaboli che non conosco, perché penso ci siano vocaboli che non conosco, perciò le vacanze di Pasqua mi sembrano perfette per leggere questo libro. Dopo Assassinio sull'Orient Express continua finalmente la saga di Eroi dell'Olimpo con La Casa di Asgard, ovvero il quarto volume della serie. Se avete visto la TBR invernale, nella TBR invernale dissi che volevo leggere tutta la saga in inverno, ma non ce l'ho fatta, cioè sono arrivata al terzo volume e adesso continuerò con il quarto e poi penso di acquistare il quinto e terminare questa saga quasi sicuramente al 100% questa primavera. Comunque qui abbiamo La Casa di Ade, che penso leggerò in contemporanea con Assassinio sull'Orient Express durante le vacanze di Pasqua, anzi quasi sicuramente lo leggerò in contemporanea e non vedo assolutamente l'ora di leggerlo. Dopo Assassinio sull'Orient Express e La Casa di Ade riprendo Hunger Games, ovvero il secondo capitolo, in questo caso La Ragazza di Fuoco, quindi continua la saga di Hunger Games con La Ragazza di Fuoco, che è ovviamente anche in questo volume che contiene tutta la trilogia. Dopo La Ragazza di Fuoco voglio leggere un libro che praticamente ho visto in tantissimi video qui su BookTube, e il libro in questione è Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve di Jonas Jonasson, e appunto sono curiosissimo di leggere questo libro perché parla, cioè la trama è super intrigante, perché parla di questo uomo Alan che compie 100 anni e il giorno del suo 100° compleanno decide di fuggire di casa, appunto di saltare dalla finestra e scomparire per vivere un'avventura tutta nuova e imprevedibile, e questa trama mi intriga moltissimo e non vedo l'ora di leggerlo. Lo leggerò subito dopo La Ragazza di Fuoco, tra l'altro è abbastanza lungo perché se non sbaglio sono 500 pagine, sì 450 pagine, quasi 500 pagine, e quindi penso di leggerlo per metà aprile. Non vedo l'ora, tra l'altro la copertina è bellissima e anche questo comparirà nel book haul di marzo. Poi, dopo Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve, ho intenzione di leggere questo, ovvero Il re dei ladri di Cornelia Funke, che avete visto sia nel book haul di febbraio che nell'unboxing di IBS. Se non li avete visti, ve li lascio linkati qui sotto in descrizione. Ho da poco terminato la saga del mondo d'inchiostro di Cornelia Funke, che ho letteralmente adorato, e non vedo l'ora di leggere anche quest'altro suo libro. E penso di leggerlo sempre questo verso fine aprile, sì, penso fine aprile, e non vedo l'ora di leggerlo. Ve l'ho mostrato meglio nel book haul di febbraio, che se non avete visto vi invito ad andare a vedere. Dopo Il re dei ladri di Cornelia Funke riprendo ancora una volta la saga di Hunger Games con Il canto della rivolta, quindi
Per fine aprile, diciamo, dovrei concludere la saga di Hunger Games con Il canto della rivolta. Non ho aspettative per questo romanzo, per questa trilogia, ma spero che mi piaccia e penso di concluderla per aprile. Poi, a fine aprile, devo fare un viaggio in treno, andrò a Torino per una gita scolastica e quindi mi porto Shining di Stephen King. Penso di portarmi Shining di Stephen King se i miei piani non cambiano, e sono stato travolto dall'ondata Stephen King, da, come avete visto, praticamente nel book haul di gennaio, se non sbaglio nel book haul di dicembre, in cui mi era stato regalato La bambina che amava Tom Gordon. Poi nel book haul di febbraio c'è stata La zona morta, di cui ho fatto anche una recensione a riguardo che trovate linkata qui sotto in descrizione, e poi da giunti ho preso Shining e vi dirò nel book haul meglio perché l'ho preso. Tra l'altro questa edizione in copertina rigida io non l'avevo mai vista, perché l'ho vista sempre in copertina flessibile, e quindi penso di leggerlo a fine aprile, appunto in questo viaggio in treno, se le cose non cambiano, oppure al limite di portare in treno l'ultimo capitolo di Eroi dell'Olimpo, ovvero Il sangue dell'Olimpo. Sì, io con i titoli italiani dei libri di Rick Riordan non ci sono mai, soprattutto con quelli finali non me li ricordo praticamente mai, quindi o porterò questo oppure Il sangue dell'Olimpo di Rick Riordan, che penso acquisterò a breve. Poi, nei primi giorni di maggio, praticamente leggerò, penso in due giorni, questo, ovvero Danny il campione del mondo di Roald Dahl, che avete visto anche questo nel book haul di febbraio, sì, nel book haul di febbraio, che trovate sempre linkato qui sotto in descrizione. E voglio leggere moltissimi libri di Roald Dahl, questo l'ho trovato in un mercatino nell'usato, come vi dicevo, nel book haul di febbraio. Mi intriga molto la trama perché parla del rapporto padre-figlio e si legge sicuramente subito perché sono 200 pagine con le illustrazioni, quindi si legge in un giorno, in due giorni, e lo leggerò i primi giorni di maggio. Poi per il mese di maggio, per concludere il mese di maggio e metà giugno, a maggio tra l'altro ci sarà il mio compleanno, quindi spero di ricevere qualche libro. In ogni caso, per il mese di maggio mi piacerebbe tantissimo leggere Wonder di Arshay Palacio, cioè non lo so, che non ho letto questo inverno ma che voglio leggere praticamente da più di un anno e ancora non ho acquistato, e devo leggerlo quel libro perché voglio leggerlo assolutamente. Poi voglio leggere anche una novità giunti che è uscita recentemente, ovvero Ti ho trovato tra le stelle di Francesca Zappia o Zappia, e il cui titolo originale è Eliza and Their Monsters, che penso conosciate ormai tutti perché in questi giorni è spopolato su BookTube Italia. E vorrei leggere anche questo nel mese di maggio. E poi un altro libro che voglio leggere da tantissimo tempo è Sette minuti dopo la mezzanotte di Patrick Ness. Quindi questi tre libri vorrei tantissimo leggerli nel mese di maggio. E poi iniziare anche la saga di Magnus Chase e i Dei di Asgard, dopo aver concluso la saga di Eroi dell'Olimpo. Quindi per il mese di maggio e i primi di giugno penso che leggerò questi titoli, li acquisterò e li leggerò. Bene, il video è terminato. Come al solito spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Vi invito come al solito a seguire il link che trovate qui sotto in descrizione, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!